La quota rock di questo Sanremo è sicuramente affidata a loro. Sono un quartetto incredibilmente power. Sto parlando ovviamente dei Maneskin. Benvenuti, ciao. Ragazzi. Grazie. Ciao. Lo sapevamo che vi avremmo visti sul palco, aspettandoci una performance di quelle da farci, no, sobbalzare sulla sedia, perché è un po' questa la vostra caratteristica. E anche siete molto giovani, ma lo diciamo magari per chi vi conosce un po' meno, che numero di live avete all'attivo? Una cosa pazzesca in questi ultimi anni. Un centinaio, esatto. E tra questi, non solo in Italia ovviamente, ma in Europa, e in Inghilterra, a Londra, e arriviamo a Zitti e Buoni, giusto? Perché la fotografia di questa canzone proviene da lì. Più o meno, sì, diciamo che abbiamo fatto questa esperienza londinese che ci ha molto condizionato, influenzato, perché comunque lì c'è una cultura musicale molto diversa e andavamo ogni sera a vedere più di un concerto, e quindi diciamo abbiamo molto assimilato quella che è la cultura musicale del posto, e abbiamo cercato anche un po' di trasferirla in quello che è il nostro disco attuale, il nostro sound attuale. Quindi c'è un po' di Londra, ma non solo, ci sono le vostre esperienze, siete in continuo work in progress, tutto questo arriva sul palco dell'Ariston, quindi i palchi non sono nuovi per voi. Esibirvi vi piace, si vede. Calcare per la prima volta un palco così particolare, chiamiamolo così, senza pubblico davanti, com'è stato? No, è stato meraviglioso, più che altro anche suonare su un palco del genere dopo questo momento storico, diciamo, dove comunque ci troviamo molto bene, ecco, la dimensione live, come ha detto Damiano, anche il portare tutto il discorso è stato un po' rendere il disco, quello che è il nostro singolo, molto d'attitudine live, appunto, e quindi portandolo anche su un palco in questo momento storico è stato veramente incredibile. Sì, diciamo appunto che la cosa che rende speciale ancora di più la partecipazione, appunto, la possibilità di suonare live in un momento in cui è molto complicato, e quindi noi siamo molto grati anche di questo. Assolutamente. E il rock ha sempre un piccolissimo spazio a Sanremo, non è mai molto facile, lo sapevate, immagino, e vi ha preoccupato? Cioè il fatto di fare un genere che non è propriamente sanrenese. Ma in realtà diciamo che l'abbiamo fatto coscienti di questa cosa, nel senso, noi alla fine questo è il percorso che stiamo intraprendendo, questo è ciò che siamo, quindi abbiamo detto: ok, chi se ne frega, diciamo, di omologarsi a quello che di solito è presente al festival e via dicendo, ma abbiamo detto: noi andiamo lì, siamo noi stessi, e poi, diciamo, sti cazzi di come va, nel senso, l'importante per noi è farci sentire da un grande pubblico e farci conoscere per quello che noi siamo, ecco. Poi diciamo che le cose belle non sono mai facili. E parlando di essere voi stessi, o comunque di rappresentare, o di portare qualcosa che vi rappresenta, arriviamo alla serata di questa sera. C'è molta curiosità, un po' per la scelta che avete effettuato sul brano, un po' per la scelta rispetto a chi vi accompagnerà, ma lo lascio raccontare a voi. Assolutamente, abbiamo scelto come pezzo Amandoti dei CCCP, l'abbiamo scelto perché, oltre a essere un grandissimo pezzo di una band molto importante, è anche un pezzo che a nostro gusto personale riteniamo bellissimo e che ci divertiamo a suonare e che ci soddisfa suonare. Poi la scelta del duetto è ricaduta su Manuel Agnelli, ma in realtà, diciamo, è stata la nostra primissima scelta, il nostro primissimo pensiero proprio. Appena scelto il pezzo ci siamo resi conto di quanto sarebbe stato adatto anche a Manuel e di quanto sarebbe stata proprio l'occasione perfetta per fare questo duetto, che è un po' da qualche anno che è in cantiere, ci è sembrata l'occasione giusta, ma non è stato molto entusiasta, e noi siamo molto molto entusiasti del risultato delle prove. Quindi voi lo avete pensato, lo avete contattato, perché nell'immaginario almeno di chi sta da questa parte è un po' il professore con gli allievi, ma non per togliere qualcosa a voi, proprio no, perché no. Comunque lui è stato un po' il vostro tutor, e quindi sul palco sarà particolare e molto curioso vedervi. Sì, sarà bellissimo. Ma in realtà poi, per quanto riguarda la sua partecipazione, è venuto in maniera molto naturale. Noi abbiamo pensato questa idea, poi lo abbiamo chiamato, abbiamo detto:
Manuel, ti va di suonare con noi? Gli ho detto, sì, certo, sì, dai. Sì. E poi abbiamo iniziato a fare i provi e via dicendo, e siamo sempre stati più contenti del risultato. È bello continuare il racconto, esatto, da prima, tra virgolette, da nostro maestro, in un certo senso, perché siamo evoluti e ci siamo poi incontrati in maniera totalmente naturale, diverso, ecco, sì, diversa. Sì. È stato proprio bello quello, il cambiamento che c'è stato anche dopo, diciamo. Arriviamo quindi al vostro album che esce tra pochissimo, Teatro d'Ira, che conterrà ovviamente anche il brano In gara a Sanremo. Se ce ne volete parlare, io tra le altre cose di grande curiosità ho letto su come è stato registrato. Sì, sì, assolutamente. Allora, il 19 marzo, per essere precisi, esce il nostro album Teatro d'Ira, volume 1, e diciamo che è un po' il racconto di quello che stiamo spiegando anche questi giorni, negli ultimi anni. Diciamo dal tour poi a tutto quello che ne è conseguito, noi abbiamo acquisito chiaramente una maturità maggiore per quanto riguarda il palco, il suonato, il live, e poi anche individualmente c'è stata una grossa attenzione allo studio dello strumento, quindi strumento si intende anche la voce, e quindi abbiamo cercato di riportare tutto ciò nel disco. Un modo per farlo ci è sembrato quello di registrare tutti i pezzi in presa diretta e quindi live, e noi crediamo che questa cosa si senta molto nel disco, si senta proprio la vacca, l'atmosfera del live e della quella che noi chiamiamo saletta, anche che ha una potenza tutta particolare. E niente, noi abbiamo cercato di riportare appunto questo nostro percorso di maturazione nel disco, speriamo di riuscire a trasmetterlo anche agli ascoltatori. Andiamo al fatto che voi nel bene e nel male, soprattutto nel bene, in realtà di solito fate parlare, fate discutere, perché rimanete negli occhi, rimanete nelle orecchie. Ragazzi, però se vi ci mettete anche a fare del caos sui social diventa un disastro. Quindi ho letto delle cose che sinceramente dicevo, a parte che la prima domanda, poi spieghiamo per chi magari non ha seguito il fatto, su Twitter, e mi dicevo, ma ragazzi, ma come fanno ad avere il tempo di scrivere? Poi ho detto, vabbè, magari come tutti noi seguono il festival e sono in quattro, fanno un commento per uno. Poi ho capito che avete affidato, se non sbaglio, il vostro account a Dio. Esattamente. Cioè, avete detto vogliamo fare del casino anche sui social, diamo tutto in mano a Dio e così, e lo lasciamo fare, libero. È nelle mani di Dio. Esattamente. Però quando siete poi andati a leggere, non vi siete detti, mamma mia, però questo magari... No, è proprio... È quello il bello! Esattamente! No, è stato quello il bello! Non si può mica contraddire Dio! Anche però. Noi rimaniamo spiazzati, bello, è quello che lo rende divertente, solo Dio poteva spiazzare anche noi. Ok, vi faccio un'ultima domanda, anche se in realtà il fatto è già spento, ma sempre per sottolinearlo e farlo sottolineare anche dalla vostra voce. Sanremo si accompagna... Questa canzone è un plagio, cioè è proprio un grande classico. Se non succede, noi ci preoccupiamo e li cerchiamo. È accaduto, è già stato dimostrato che non c'è nessun plagio, però io vorrei un commento da parte vostra, perché se lo dico io sa veramente di poco. Certo, vabbè, ci è arrivata la voce, poi è arrivata la smentita, noi eravamo molto tranquilli, devo dire la verità, ormai era una polemica abbastanza sterile, quindi come è nata si è chiusa e noi continuiamo dritti sulla nostra strada, insomma, senza farsi condizionare. Esatto, più che altro abbiamo il focus sull'esibizione, su altre cose, sulla musica. Certo, che è il grande centro. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi e in bocca al lupo. Grazie. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.